sera siamo giunti a questa ulteriore ed ennesima streaming cronaca. Questa volta il gruppo è molto più folto una volta, quindi abbiamo commentatori, abbiamo Zocchi, buonasera Zocchi. Abbiamo Irdanov che è il diciamo tecnico dell'ultimo avversario, visto che gli avversari di questa serie di DPM sono tutti croati. Buonasera Irdanov. Buonasera. Abbiamo ti fa Matrix, parlare. Che è il commento tecnico del Soldier, quindi sicuramente Sauron sarà sotto osservazione speciale. Buonasera Matrix. Hola. E poi abbiamo altre persone sotto che sono tutte mutate, quindi salutate tutti quanti. Ciao. Mande. Ok, abbiamo anche Baraba che è mutato speciale, quindi se vuoi scrivere un messaggio così appare alla... Mutato speciale. Alla cronaca. Buonasera Baraba. That was not medicine. Stiamo aspettando il messaggio su Steam. Negro. Manda, non c'è una mastea de merda. Roye. Sta il computer però. That was doctor assisted homicide. Nostra scrivendo. Ok, se potete entrare, quelli che stavano aspettando, perché sono in 9 croati, sono in 7 CTM, ma breve aggiungeranno. Vediamo che ci sono dei cambiamenti importanti rispetto alla line up che vediamo solito, perché ci sarà Snow che farà medico al posto di Lello. Lello farà il grosso, questo perché praticamente è venuto a mancare, non nel senso stretto, nel senso che è morto, ma non può più giocare a PC. Perché non può più giocare? Io penso abbia dei problemi impegnato o qualcosa del genere, e quindi è costretto a lasciare questa parte del campionato, e quindi i PM hanno dovuto rivoluzionare il roster facendo diventare Linus il demo e Lello il grosso e le altre classi dovrebbero essere invariate, quindi Sauron il Soldier, Akira il P Control, il Cecchino e il Terrone di Calumax. Calumax non c'è più. Non c'è più. Probabilmente stanno perché non c'è più Calumax? Calumax si è tolto dal team per questioni. Spiegamenti di forze che non servivano. Intanto alzo il volume del microfono perché probabilmente tutte le cose che ho detto non si saranno sentite. Adesso probabilmente sì. Vediamo un attimo se riusciranno a recuperare Slayers, perché alla fine manca Slayers che fa la spia e lo scout, che dovrebbe essere Macreo se non ci sono problemi. Invece dall'altra parte ci sono un po' di guru di Div 4, compresa Marti, la nostra ex scout del team Angry Mosquitoes della prima stagione, e anche del team Highlander, i primi match di team Highlander. La mappa che si gioca questa sera è la solita Badwater, tanto per cambiare, ma si sa che gli F2L sono abbastanza, diciamo, classici, non si spiegano, non si spostano di tanto quando c'è da selezionare il map pool delle season. Diversamente è andata su UGC, che quest'anno praticamente sono state quasi tutte mappe. Bravi! Tanti Zocchi incita i DPM probabilmente. Ma sei entrato Zocchi? No, ero in tana a reggiare. Ancora in tana a reggiare Zocchi. PCV3 abbiamo detto, scusate. Sì, non devi entrare nel PCV3 ma nella sostegno del PCV3. Quindi della porta si dietro. Intanto stanno facendo entrare Zephyr, probabilmente non c'è Macreo allora. Era. Allora. Ciao.
Ci sarà quindi Zephyr che farà scout, Slayer sta per entrare come spia. Comunque c'è da dire che i guru, quelli di D.Va.Lta, sta facendo tutte le classi, diciamo, di supporto. Quindi non c'è nessun main class. Non c'è la combo, l'unico Marty che fa demo, che è abbastanza brava col demo. Ma gli altri sono presi tutte le classi così, da supporto. Lo Space Pig che faceva Soldier adesso sta facendo Soldier, spia. Spia, che non ho idea come giochi con la spia. Ho sentito che mo entra Fobia a fa scout. Fobia che fa scout nei DTM? Sì, DTM. Ho visto entrare Zephyr. No, 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 mo entra, ma cioè prima stavo con Fobia, ecco, devo andare a fare merca di DTM. Vedere se l'accettano, ma non penso che facciano storie. Sì, non penso. Perché ho visto entrare per un secondo Zephyr, probabilmente è stato subito cacciato via, infatti non si è ancora connesso. Dicevamo dei team avversari, un po' di guru, ma sono, diciamo, off class, mentre gli altri nuovi sono mai sentiti, tipo mai sentiti Inside. Tipo lo sniper Jaguar, ma mai sentiti. Pur avendo una tag degli S, probabilmente magari era un guru, oppure è entrato. No, un guru. No, e sarà entrato secondo me così a caso. Secondo me hanno fatto un team giusto per fan, per andare in sesta, fare una season. Per vedere come va, anche se sì, mixati. E gli, i guru sono entrati per dare una mano, praticamente. Mi sa che è iniziata così la storia. Anche perché ricordiamo che i guru, oltre ad avere un 6 contro 6, hanno anche un team Highlander. Ma non so se ce l'hanno più. Sì, avevano. Avevano. Sì. Avevano un team Highlander e parte dei giocatori sono nella nazionale croata, quindi sì. Va bene che anche noi, diciamo, parte del team italiano era dei GFM del team nazionale, però abbastanza forti. Ma sono arrivando ancora fighi nel 6-6? Non lo so. Credo di sì, che il 6-6 che, cioè, giocavano in terza, mi sembra. Poi controllo. Intanto i red sono nuove con Zephyr, però sta entrando anche Fobia. Vediamo un po' cosa decide Lello. No, qua non funziona. Porco dito. Volevo vedere anch'io, sinceramente. No, ma più che altro mi interessano gli altri, quelli. Eh beh sì, ma noi sappiamo già. Zephyr non può restare spettatore, però deve uscire e magari genio. Va da noi. Qualcuno lo vada a recuperare. Ok, gli hanno detto di uscire. Previsioni per questa partita, sentiamo il tecnico Matrix. La vedo difficile per i GFM. Sono tutti giocatori che comunque hanno un po' di esperienza. Ok, che hanno cambiato classi. Odbrat no. Però non riusciranno, secondo me, a far molto, perché hanno anche loro switchato i classi di DM, ho visto, hanno delle sostituzioni, mentre comunque i Gura hanno sempre giocato insieme, anche se hanno completamente le classi. Dovremmo iniziare a breve perché qualcuno ha messo ready. Speriamo che Lello non faccia come Muster, perché ho visto delle incursioni a volte che non erano molto, diciamo, professionali, ecco. A volte spara avanti e ha le briglie. Non bello mai succedere. Bello un aggettivo professionale. Eh sì, deve essere professionale un grosso. Io sto guardando, osservando il Pyro del Guru, oh, madonna. Il Pyro del Guru è un certo Chux. Chux. Chux di solito faceva lo scout, credo. Deve avere anche una buona mira come fucile, se sta usando fucile o sta usando... Andiamo a vedere cosa sta usando Chux. Usando un...
normale lanciafiamme. Non sta usando il Grizzard. Volevo vedere cosa aveva di arma secondaria, ma gli occhiali fucile. È possibile anche un, visto che ha una buona mira con lo scout, che con il fucile abbia una buona mira. Ok, stanno per iniziare. Hanno messo ready entrambi i team. Ador. Eccoli qua. Partono in difesa i DPM. Molto probabilmente l'impostazione sarà la solita classica, con la sentry sopra a destra nello sperone, mentre la combo rimane sempre vicina alla parte destra, mentre lo scout e il cecchino guardano dalla parte sinistra aiutati dal soldier. Vediamo così per niente. Ci diamo anche un commento tecnico di R22 che sarà seguito dalla Zocchi Camera. Intanto si vede partire una pallina, probabilmente sta sfruttando un bug. Anche Chuck sta usando il martello in attacco, non l'ho capita questa, il martello del Pyro. Sta usando il colpo diretto. Probabilmente o stanno usando la sentry grande, cioè portano avanti le sentry grande, quindi può darsi. Vediamo il primo piano su control, vediamo se riesce a farsi il medico, che è sulla parte destra della mappa. Nessuno, no, niente, no. Viene preso dal soldier, quindi non hanno più copertura, diciamo, di sniper. Sono tutti sopra verso, diciamo, la parte destra in attacco, danno Uber. Ho dato l'Uber. Uber in arrivo. È tutto down. Hanno tirato giù la sentry, però devo stare attento. Fanno il grosso. Sì, se fare, diciamo, la stessa, perché il range avversario ha la mini sentry puntata verso di Lello. Il Lello è costretto ad andare giù. Però lì è un po' difficile, c'è un punto brutto per tenersi, dovrebbero scappare via indietro. Dovrebbero scappare via, sì. Sì, perché lì si prendono lo spam, Snow riesce ad andare via, però non al Pyro. Il Pyro che usa un fucile, cos'è? Quello, non si sa che sia quel fucile lì, se qualcuno può dire. Sì, è il fucile che toglie non ricordo il nome ora, ma R22 ha già costruito il tiratore di riserva. Tiratore di riserva. Arriva spia sopra. Quello che ha tre colpi che fa, diciamo, i mini critici in aria. C'è l'avversario spia sopra, ma c'è Akira che tiene bene. Guarda, Akira almeno. Akira tiene le scale, che è l'unico punto dove potrebbe salire sopra. Intanto il medico avversario è ancora al 0% di Uber, mentre Snow è al 5%. Qua 60%. Stanno tanto tenendo. Marty si fa ammazzare dalla Sticky Trap. Bello tiene la parte superiore avanzata di scale. Vediamo come si riorganizzano i team croato, che non so il nome. Sword Sight, che vuol dire? Vuol dire un bel bow. In inglese, sì. Sono tutti raggruppati guru, diciamo, chiamiamoli guru perché praticamente metà del team è guru, mentre stanno aspettando a ricaricare l'Uber. I team invece sono ben posizionati sopra, sono passati con lo spam delle pipe che potrebbe dare a incidere sul dispenser di R22. Restano comunque strana posizione dove attaccare, perché sono un po' lontani. Adesso, no, adesso ritornano sotto, sì, saranno di nuovo vicini. Attenzione, perché potrebbe arrivare l'Uber a momenti. Andiamo a seguire sopra eccolo qua, arriva ecco l'Uber al palco sopra di destra. Ok, la sentry down. Sentry down, però hanno un scatto vantaggio Uber, si riescono a fare. La spia che va sotto. Marty che è ancora viva. Guarda. Marty ancora viva.
no, riesce a farsi il soldi e si ricarica l'Uber di 25%. Lello si era fissato, non si sa dove, e non ha sparato, si è fatto uccidere. Spia sul carro. Sta spingendo il carro. E anche... è stato stronzo il soldi. Adesso sono lì. Sono lì in difficoltà, dovrebbe tornare subito indietro. Senza subire danni, vediamo se riesce a sfuggire Snow da solo. Sta aspettando forse Akira, l'avevo visto come Piro dietro. Snow si è fatto sgamare dagli avversari. Marty la sta seguendo, Snow lì muore. Non si capisce perché sia rimasto lì da solo. Punto, sono... non si sia accorto del punto. Avevano tenuto anche abbastanza bene il secondo punto, sì. Di TM, però poi questa cosa qua ha fatto un po' male, ecco, rimanere dietro. Ignio si sta staccando la porta di sinistra, lo scout tira via le sticky. Slayer si fa il solito giro da dietro e viene bloccato dal Piro. Claro non tiene la parte destra del punto C insieme a Fubia. Arrivano in Uber intanto i Guru al terzo, cercano di tirare giù la Senti di R22 che è posizionata sopra, diciamo, e non ce la fanno. Non ce la fanno, questa è un bene per tutti i TM che tengono, riescono a tenere, si fanno una fine, riuscirà a portarla giù al terzo livello, speriamo. Fubia tradito dagli Uber, la faccia. Possono... adesso non prende la Senti, eccola qua, è pronta. Ecco, Senti, terzo livello costruito, attenzione, perché la spia, la spia sta andando, è vicino al carro, si fa il demon, nessuno la chiama, attenzione perché stanno spingendo, la mini Sentry, nessuno si caga la mini Sentry, non prende il bene quella Sentry, di R22, voglio spostarla un attimo, tu dici cosa dici Zorro, perché qua non sembra che stia tenendo bene. Infatti riescono a cappare. Peccato perché hanno cappato e quindi hanno lo spawn avanzato. Vediamo se Conti si riesce a fare un body shot. Sì, riesce a farsi il cecchino avversario. Oh, lei si fa il body shot. Gli ha sparato proprio sui coglioni. Esploso uno e morto. Crispy intanto spamma verso control con la spia. Hanno l'Uber pronto e DTM, spero non facciano casini, nel senso si spostino di qua e di là. Qui la sta facendo contro la spia avversaria. Questo soldier qua avversario non sa cosa fare, perché oltre a che allagare spara un po' così a caso. Sì, è abbastanza scarso il Quindi sta ancora tenendo la parte sinistra del punto C. Lei si riesce a fare il soldier. E il grafobia si rispara anche il cecchino avversario. Il tempo scorre, 5 minuti e 23. Più che altro non vedo Slayer, non riesco a capire cosa stia facendo. Slayer si sta facendo il solito giro dietro. Perché ma... loro hanno questo pyro che insomma Lello, va avanti indietro e quindi potrebbe approfittarne. Vediamo se Fobia riesce a fare una copertura verso... attenzione che sono tutti lì e Fobia abbiamo riesce a scapparsi via. Sono in difficoltà, si riesce a fare il soldier. Si riesce occhio a fare il medico con l'Uber pronta. Andiamo a seguire il medico con l'Uber pronta. Fobia si riesce comunque a fare solo il soldier. È arrivato anche il demo. Arriverà in... sì, probabilmente arriverà col demo per andare a tirare giù quella sentry là. Di R22 che è ancora su. Attenzione al contro che muore con questa incursione del cecchino avversario. No, anche Slayer e anche Sauron si vanno a uccidere con questa sticky trap. Attenzione perché potrebbero andare a campare. Arrivano col giro lungo, col demo dovrebbe esserci Akira a respingere perché la Sentry potrebbe andare giù a momenti. Anzi no, fortunatamente. Ottimo, arriva Spia sopra però, speriamo che qualcuno e, non... e la Sentry rimane su. La Sentry rimane Spia su. Sopra, aiuto R22 fa. R22 non è stato chiamato, non gli è stata chiamata la Spia. Ed è tutto down. Devono arretrare assolutamente di TM se non vogliono morire subito e farsi cappare il punto, perché il terzo punto è già stato cappato. Se abbiamo Lenji morto, L'22 è riuscito comunque a tenere abbastanza bene il senso. Assolutamente. Devono mettersi nell'idea che devono arretrare, non possono rimanere lì perché basta una sticky o due o tre persone morte che già va giù, infatti sono costretti ad arretrare. Bello. Tenendo comunque abbastanza bene, no,
non è andato a fare delle incursioni alle Munster. Bella! Lei si fa il grosso avversario. Però non deve affacciarsi così Lello, perché c'è il cecchino che sta puntando. Tanto nella parte retro della... La spia per revivirlo. Caso Marone si fa il cecchino avversario. Stiamo tenendo abbastanza bene anche... Ah, oh, bene, quando si fa il demo e quindi sono costretti un attimo ad aspettarlo, perché potrebbe influire nell'attacco di... Forse fanno un attacco col grosso, vediamo, ma non credo, perché ciò quanto si fidi non visto grosso. Infatti Lello è ancora lì, non dovrebbe affacciarsi di troppo, perché potrebbe trasformarsi lo spam oltre del demo anche del cecchino e anche del sole che è a destra. Nessuno sta tenendo a destra se non un Saun che sta arrivando. Sono le spie sulle costruzioni di Arena. Si stanno buttando dalla finestrella a sinistra e sono puntati. Si sono, diciamo, messi d'accordo con la spia. Kira si era un attimo distratto con gli altri che stavano. Bella la spia, lei è che si fa. Diciamo che questo attacco è stato neutralizzato bene, anche se la Sentry è andata giù. Bene. È andata bene, sì, anche perché Kira si era un attimo distratto, vedi, basta una distrazione che gli altri, la spia si butta giù e gli altri arrivano in Uber. E la Sentry va giù in pochi secondi. Vediamo questo primo piano di control, se riesce a farsi qualcuno. No, non ci riesce. Secondo tentativo, niente, preso dal cecchino avversario. Fulvia sta tenendo la parte posteriore della mappa abbastanza bene, si fa lo scout avversario. Bello, dà il panino a Snow che si è comportato bene, tranne quella volta che è rimasto da solo, ma più che altro per una questione di probabilmente non si sono intesi. Attenzione a Lello che si sporge troppo, deve uscire. È rimasto con 20 HP e muore. E muore, sì, le strong. Adesso probabilmente pusheranno, anche perché, no, beh, sono in meno 2, forse pusheranno lo stesso, vediamo. Ecco, arrivano i Uber. Per molto presto, però. Si è andato un po' troppo presto, hanno paura, non lasciamo Linus morire. Il medico con 50 HP se lo farà, ecco, via fallisce. Infatti bella posizione della Sentry da parte di R22, secondo me li ha sorpresi con la Sentry. C'è anche la mini Sentry avversaria sopra. Ma non prende il fondo quella me. Ma deve essere. Prende. C'è il Wrangler, attenzione. Prende sotto la roba, prende. Sì, però è molto più protetta lì. Ho capito, ma se non prende. La Sentry ha preso un po' di... Medico 50 HP. Ma se vengono giù da sopra. Lei sta prendendo forse il medico avversario, vediamo se... 20 HP il medico avversario. Il tiro lo protegge praticamente. Che Sentry down. La Sentry è down di BTM, attenzione per non andare a pushare. Sarà comunque un buon tempo, anche se andranno a vincere ora. Kira sta tenendo il carrello. Kira si fa il sole, attenzione poco ma Gigi sta... No, stanno se ne arretrati. Intanto R è riuscito a fare anche la Sentry, sembra che abbia un poco vantaggio per i Guru. Sì, non ho capito perché la combo è arretrata dei Guru, cioè dovevano pushare adesso, non mi sembra. Stanno pushando adesso perché hanno Uber, anche Snow ha Uber. Sì, però anche loro. Viene... Il grosso è futuro. Sì, un ottimo lavoro di Akira. Il Pyro spinge. Divide la combo avversaria, attenzione perché nessuno sta tenendo il punto, sta tenendo il carrello, ok, arriva il Lello. Tutto molti sul carro. Sono sul carro, tutti si buttano, anche il medico si butta, ma c'è la Sentry. Questo è morto, tutti morti. Questo attacco dei Guru Lengi sopra all'arrembaggio, come facevamo noi tempo fa, non porta a niente. Attenzione perché il Lengi avversario sta facendo la mini Sentry sopra, potrebbe essere un problema. No, Vino si è lì davanti, lì pure giù. Anzi era Lello, ma comunque c'era anche Linus lì sopra. Marti che sta spammando dalla facciata di fronte la Sentry. Deve andarci Sauron da sopra. Vediamo se arriva Sauron. Intanto no, ha un 70% di Uber, mentre gli altri sono ancora fermi a 30. Attenzione anche che possono arrivare giù dalle scale di sinistra. La spia sopra. Questo Angie è un po' azzardato. Sauron, vediamo se riesce a farsi il medico da dietro.
nessuno lo vede, no, c'è il piro lì, basta una fucilata, muore. Filello non vede Razzi arrivare, eccolo Pecca, e si fa il soldato. Contro che dare dietro la spia. Sì, non deve, non devono avanzare, Lello non deve fare brutti scherzi, vediamo se Slayer riesce a fare qualcosa, c'è però il piro lì che sta spammando le fiamme. Vediamo, hanno la Uber, vediamo se Slayer riesce a bloccare questa Uber. Sì, The Clock è proprio lì, non prende il medico, voleva andare verso il demo. Secondo me era meglio che si aspettava dietro al medico. È andato Uber e si fanno la sentry. La sentry è down, attenzione perché questa Uber potrebbe essere vitale per il guru. Vediamo se riescono a sfruttare bene, sì, c'è anche la spia. Ed è GG, mi sa. Sì, c'è è un whip out. Comunque hanno resistito un sacco, 14 minuti. Sì, sì. Che difesa, bella, bravi. Bello, sì. Vabbè che hanno fatto la parte dell'inizio. Le stronzate anche in Luca. Sì, infatti il mica da croato non si sono aspettati abbastanza, hanno praticamente fallito un paio di Uber e facendo così perdere quei 4 minuti che si sono trasformati in 14 minuti. Speriamo che praticamente ritiene. Ci ha messo 7 minuti a prendere l'ultimo. Sì, dal... avevamo 5-6 minuti diciamo all'ultimo, sì. Al terzo punto. Sono riusciti comunque a resistere anche già al terzo punto capato, diciamo vicino nei pressi del terzo punto, poi dopo un attacco sono stati costretti a ritornare indietro e quindi a guadagnare questi preziosi minuti. 14 sono un grandissimo tempo, cioè buon tempo per poter attaccare. Vediamo dove ha stickato Marty, non le vedo le sticchi. Se qualcuno ci può dire, probabilmente non ha stickato. No, non parlo. Quando si fa il soldier avversario, aspettano un po' di che escano. E anche il cieco. Sì, ecco, ora possono andare. Classica, ecco dove erano. Le sticche erano sempre lì sul. Ecco perché non le vedevamo, erano sul. Sulla solita lanterna che nessuno ha controllato. Si è fatto il medico con l'Ub. Ma gli avevo anche detto tra l'altro queste cose qua. Cioè, non è la prima volta che sentono parlare delle stupide sulle lanterne. Ecco perché non le vedevamo, effettivamente proprio perché erano sulla lanterna. Grosso down, bella. Il cecchino e la spia stanno facendo la sì. Praticamente fanno. Non hanno la combo. Hanno fatto un Uber questa seconda spia. Bravi Slayer, bravo Pomp. Martino si è costretto quindi andare da sotto a tirare giù la 6. Da sotto, ora il Pyro e l'ingegnere di procedere con le Uber range. Perché praticamente il fucile si è ucciso il grosso, dai. Si è tirato 6 fucilate. Però sono riusciti a. Adesso possono anche andare a fare un push, ma sono già sopra, grosso e medico. Non so se valga la pena andare subito a pushare sopra. Sopra non hanno in questo momento né il demo. Stanno andando né sopra. L'ingegnere, suonato adesso l'ingegnere. Dovrebbero andare sopra perché salire, attenzione, sennò che non deve andare per primo, perché potrebbe essere stickato il demo. No. Hanno paura, il grosso si fa. Slayer si fa il medico avversario, bravo Slayer. Uber di Pyro. E che riescono a fare, bello. Zone Marty, viene. Bello, no, no. Il panino perché? No, riesce a sopravvivere, ma c'è il soldier di dietro. Ma perché andare in giro da solo? No, nessuno l'aveva. Snoop però si è allontanato, è andato via. C'è solo il grosso avversario da sopra. Però stanno pushando, sì. Stanno hanno un gran vantaggio. Da solo. C'è anche Marty sopra nel palchetto, diciamo. Sono due classi grosse indietro, non so quanto valga tenerla dietro. L'importante è non far andare giù il. Oh, oddio, c'è lo spia sul carro, nessuno la chiama. Ma perché c'è Akira che è grosso sopra. Attenzione perché. Il demo è tornato. Il demo è tornato, forse Fobia riesce a farsi Marty.
no, se Marti sempre muore la Sentry se la fa. Perché dietro c'è ancora, penso, un grosso, sì, infatti, il grosso è ancora dietro a metà vita. Demo è lì. Si riesce a farselo. Fortunatamente. È la spia. Si fa control. Spia che scappa via. No, anzi viene presa da fobia. Beh, devono accapparlo a sto punto. Sì. Strana posizione della Sentry di molto difensiva. Sì, infatti non probabilmente non si sono fidati e hanno fatto la Sentry lì molto, cioè, diciamo, è il medico, no? Yeah. Sticky strappo, non chiamate, è ovvio che erano lì, dovrebbero accappare se vogliono stanno andare, infatti c'è Fobia che sta cappando, porco, e non riesce, stavamo trovando il dietro, non sente che c'è la spia dietro, stava sparando, probabilmente non ha sentito, era vestito da solo con le stelline sempre, colpono le palle, sa qualcosa chi deve andarci addosso, gli scout, devono riorganizzarsi però adesso i DTM, non possono lasciare tutto questo tempo a cappare il terzo e la spia fa tutto quello che vuole, perché la spia qua ha fatto un po' di danni adesso, aspettarsi, tanto lì si sta spermando bene in grosso che sta per morire. Marti sta comunque buona posizione di sta Sentry, cioè. Sì, beh, finché non viene buona, diciamo pushata, ma il problema è che se entri in Uber la Sentry lì non serve a niente. Invece 30 la sopra tiene l'Uber lontano, la Sentry. E quello sì. Coperta, esatto, anche da in alto sinistra rispetto all'attacco, perché se andati in soldi. E tu cosa sarebbe di andare col soldato sopra e spammarla da lontano dove la Sentry non lo vede. Finalmente il contro si riesce a farsi il cecchino avversario dopo un paio di body shot. L'ello troppo storico. Grosso va giù anche. Anche il grosso. Potrebbero andare a pushare adesso. Sono la metà vivi loro, però non hanno Uber. Ma è Fobia, spingi. Quasi. Player è sopra, vediamo se riesce. No, preferisce andare sul carro. Non va sulla Sentry. Capisco questa cosa qua, poteva andare sulla Sentry mentre andava una via. Voleva cappare. Devono smettere di provare così perché perdono un giusto di giocatori. Okay. Hanno dovuto usare l'Uber per difendersi invece di pushare. Adesso vediamo la contro Uber. Devono andare a cappare per la contro Uber. Ma Linus non riesce a tirare giù perché anche il Grinder. Però campo. Riescono a cappare, sì, riescono a cappare. Ma c'è tiro lì, non riescono a cappare. Un millimetro. Grande difesa, cazzo. Snow è di nuovo da solo contro lo scout. Scout che ha poco tanto vita. Bello. Ci fa lo scout. Chiedo Zocchi si ha visto il lavorone che ha fatto Lenji rosso, cazzo. Adesso. Sì, ma è. Sì, ho visto, ma è. Ma non piace quella posizione. Sì, infatti non è mai stata fatta perché quella lì perché probabilmente loro non sanno attaccare, non c'è un soldier che passi da sinistra, non c'è il demo, se li tutti i due vanno a sinistra, se no. Devono riorganizzarsi questi TM, devono. Intanto il guru hanno praticamente di nuovo l'Uber, lei cerca sempre di andare a cappare anche su via, ma finché non danno un diversivo loro non possono andare sul carro. Bisognerebbe almeno sticcare il carro per andare a cappare, non si può correre così e non il carro sperando di cappare. Attenzione perché lo scatto avversario sta passando per dietro, non vorrei che. C'è la spia lì, attenzione! Potrebbe essere un momento per Snow. No, Snow non può fuggire via dalla combo. Snow che fugge via dal grosso. Doveva stare vicino all'ello. Ragazzi, quando con un tempo qualcuno mi può banalizzare. Devono analizzarti. No, stiamo facendo. Hanno cappato vabbè, finalmente, rimangono 7 minuti, devono tenere abbastanza avanti, attenzione perché la spia è ancora lì in agguato, potrebbe farsi di nuovo il medico. Dio cane. Sì. Akira è davanti. Nessuno si volta. Peccato perché. Tanto control si è fatto il grosso. Non ha molto senso andare ad attaccare così. Senti, è ancora lì. Slayer dovrebbe andare a una mano, dovrebbe aspettare un attimo almeno Linus. Vediamo se la spia in alto a sinistra dietro il medico e la becca, stavolta no? Ok, ci salva. Sì, no, che non può farlo un'altra volta, ecco. Erano però tentati.
martello ha pochissima vita, dovrebbero un attimo farsi curare. Grosso avversario headshottato da control. Slayer è ancora lì che aspetta. Devono andare però. Forse vanno adesso, ok, Slayer va verso la sempre, sempre da down. Contro non lupo perché sono 90 di più per cento. È molto, molto rischioso, attenzione perché... Muore, no. 6% di Uber. Attenzione a questi attacchi qua così senza Uber. Ignio si riesce a tenere... Tanto muore il medico avversario. Sì, Ignio si riesce a farsi... Quattro sticky raffica e riesce a farsi il medico. E Fobia riesce a farsi anche il demo. Devono pushare ordinatamente. Slayers che voleva sapare il grosso. Io can Slayers, devi fare prima il backstab. Voleva backstabbare il teleport e fare sì, il contrario. Ma non è sì, engine esente, e sappare il grosso non c'è riuscito. Invece ha backstabbato il tempo. Sì, ha backstabbato il teleport e ha messo un muro, una cosa che ha fatto fregare. Bene, bene, dai. Hanno un buon vantaggio Uber. Sì, però non posso non andare così. Dare la spia, fate il fire. Va giù anche il cecco. Va giù anche la spia. Slayers deve aspettare, vediamo. Potrebbero abbiamo... pushare, hanno il 30% di vantaggio Uber. Slayers si butta giù. Non preferisce andare verso l'ingegnere piuttosto che dal medico. Perché non pushano? Ah, cioè l'ingegnere è lì. Occhio la spia dell'engine, vediamo se ce la fa Slayer. È costretto da... È arrivato il tiro. Sì, perché è stato chiamato il... Tiro hanno perché... perso il vantaggio Uber che avevano. Andiamo a vedere come pusheranno, vediamo un po', pushano da sopra, da, diciamo dal palco di fronte. Attenzione che lì è sticcato, dovrebbero darla subito, vediamo cosa fanno. Hanno dato subito lui. Prende dalla sopra lui, no? Da sopra. Ha spostato la sentry. Spia dietro. Però va giù lo stesso la sentry. Bene, però Dinius che se n'è accorto. Però... Uber è andata solo a puttana, nel senso che è andata sono morti in due contro tutto il team. È solo la sentry e basta alla fine praticamente. La Uber l'ha andata dentro la casetta. Infatti stanno adesso pushando la diciamo la scout e i soldi avversari stanno pushando. Andando avanti, anche Marty sta andando avanti. 3 minuti e 20 intanto, alla fine del round. Devono organizzarsi, hanno la potenzialità di fare 3 Uber. Però tutto sta nell'organizzazione di DTM e la copertura del medico. Gli è morto il demo e il soldato. Uber diciamo è al 50%, hanno un vantaggio Uber del tremendo. Bello, a momenti si fa uccidere dallo scout. È un po' a un paro nel puro Lello, non riesce a girarsi molto agilmente. Via, spamma verso il carro. Anche Lello, questa cosa qua di pushare direttamente è un po' rischioso anche perché c'è il cecchino. È andato guardata, anche gli altri hanno Uber. Forse non è d'accordo, dobbiamo vedere anche loro. Stanno morendo tutti, attenzione. Lello riesce comunque a farsi il tiro ma non il grosso. Oh, control si riesce a fare il medico avversario. È diciamo sulla parte frontale. Forse riesce a farsi anche il grosso, no? Viene e ma hanno un vantaggio sono 3 vivi per... contro esatto, sì. Esatto, cioè dovrebbero non hanno finito la partita, che devono fare? Infatti stanno pushando adesso, Slayer va dietro. Mamma mia che fatica, Slayer forse si riesce a fare il grosso. Ammazzate il grosso! Il grosso che è andato... Se l'ha fatto. Lello che sta tenendo la parte sopra, ma attenzione perché c'è il cecchino. Lello sta laggando vistosamente. Lello riesce a farci il caldo così. Mamma mia, c'è stato un attimo di suspense. Ma ce la fanno? Ci sono riusciti a farcela, ma anche loro con grandissima difficoltà. L'ultimo punto che... Ma se guardate i punteggi, raga, gli avversari rossi avevano pure più punti. Quindi hanno sbagliato a morire. Erano troppo convinti di vincerla facile.
e andavano aggressivi, si spostavano, forse devono farla di nuovo, si spostavano e andavano avanti, anche se non c'era realmente bisogno, facevano fare le pick, e moriva più spesso il medico degli avversari che quello di DTM, e però quando moriva quello di DTM moriva tre volte di fila, quindi... Sì, Snoke ogni tanto si staccava dalla combo incomprensibilmente. Scappava perché... via pensando di restare vivo, scappando invece di restare vicino ai compagni per stare User left your channel. Abbiamo visto anche un attimo Lello un po' turgido, non si girava molto facilmente. Buona invece, impressione buona per quanto riguarda l'ingegnere R22 che ha tenuto abbastanza bene l'ultimo punto. Il posto lì è buono. Anche Slayers, anche se ha titubato un po', ha fatto delle buone pick anche contro, ha fatto degli headshot, diciamo, che erano al punto giusto, al momento giusto, facendosi anche un all demo il medico avversario. Anche Akira ha fatto un buon lavoro di copertura, ma magari anche lui era un po' staccato dalla combo e non sempre era vicino, oppure si distraeva, ogni tanto ha queste distrazioni. Diciamo che io voglio vedere Sauron più aggressivo, perché sì, Sauron è un gioca po' più... gioca da pocket, quindi da 6-6, non gioca suicidio cercando di far poppare l'Uber, cioè non l'ho mai visto così. Ci dovrebbe, infatti era una cosa che stavamo proprio dicendo, doveva andare un po' più aggressivo nell'Highlander, deve fare il run, sì, visto che nell'Highlander la Soldier non fa mai pocket se non nei casi in cui muore il grosso o muore il demo, cioè. Vediamo come si mettono a questo secondo round. Primo round Hub ha vinto dai DTM in 13 minuti circa, visto che gli altri hanno fatto 14 o qualcosa. Classica posizione di difesa. Attenzione, perché vediamo se rivedono di nuovo le sticchi qua. No, non ci sono le sticchi sulla lanterna. Però mi sa che non erano. Ah, erano qua, eccole qua le sticchi. Guardate dove erano, sono proprio qua sull'angolo. Non sono nella la lanterna, infatti prima non la vedevo la lanterna, sono qua nell'angolo, proprio nell'angolo, ma ci sono anche nell'altro angolo più su. Attenzione, vediamo se cade di nuovo su al trabocchetto. Lei poi... gli ha chiamato le stighi perché guardava proprio lì, infatti le hanno spostate, ma non so se hanno visto le altre. Sì, infatti no, ma ci sono ancora lì le stighi, attenzione, qua, attenzione, di attenzione le stighi, no? Muore il demo, fortunatamente il demo, ma poteva morire di nuovo il medico lì. Altro posto, sempre lì nella lanterna. Sono un po' più visibili, ma anche lì, se non ci fai caso, si fa secondo. Il problema è che sono saliti tutti di spalle guardando sopra, perché se non li ha guardato dritto davanti a sé. Arrivano sempre dalla parte del driver. No, è andato parte super, è andato al paio. Giro. Demo, guarda, è perso il senti insieme a Slayer, buona. Bello, si fa il grosso. Il grosso. Il medico cammina sulle stighe e muore, bello. Sì, c'è un praticamente un wipeout. Se ne sono accorti che il demo gli è rimasto alle spalle. Sì. Però. Sono rimasti in due. Però non sta uscendo nessuno. No, stanno spingendo il carrello, il problema è che sono rimasti soltanto Marty e. Sì. E il Pyro. Vediamo se costruiscono già il. Nessuno sta passando da sopra per prendere di soppiatto, perché loro stanno camperando la storia. Sì, infatti qua dovrebbe andare proprio dritti Sauron nel demo, dritti a spammare verso il respawn avversario, invece sono tutti sul stanno salendo tutti sopra già, cioè. È grosso, Pyro, Soldier e medico, anche l'ingegnere arrivato, invece devono essere già sopra ad impedire questo passaggio. Stanno salendo, attenzione dietro, non hanno vantaggio Uber. Il grosso gira da solo, bello, perché potrebbe essere sticcato a passare così e muore il medico. Ho ucciso la spia, bravo Snape, fatto sia la mente che il medico. Sì. Ma stava per essere ucciso anche Snow, la tira è stato providenziale, si è girato proprio quando stava arrivando la spia dietro. Tu per sopra un po' sopra. Precata, potevano un attimo potevano anche un attimo aspettare, perché sopra c'è di nuovo ancora il sol, il grosso. Essendo il medico down non per forza si deve. Sopra il grosso si butta sul punto, nessuno lo vede. Infatti era già da prima che era lì. Ma il medico è il grosso. Si sono buttati giù con l'Uber senza curarsene del grosso che era ancora lì. La spia sul carro.
Tails passa nelle sticky, spero che li abbia chiamate. Ma se devi fare con la sua pistolina. No, da sinistra, ok. Tu saggiamente. No, Smarty non è stupida e si va proprio a un pipe nel muso a Slayers. E ancora siamo ancora qua al terzo punto, signori. 2 minuti e 20 al secondo. Sauron si sfracella. E sente di nuovo costruita lì sotto. Quell'angolino. Zorchi gli verrà il mal di pancia a vederla sempre lì, però prima ha difeso per un bel po' di minuti. Più che altro sono stati bravi. Ma sono, continuano a pushare stando dentro la casetta e nessuno a sinistra per... Sì, infatti a sinistra dovrebbe esserci lo scout. Lì, a... Anche il soldato. Il soldato. Invece Sauron sta ancora, arrivando. Mi senti posizionate da R. Da fastidio. Bravo Bobbie, si fa lo scout. Martin che sta spammando nella casettina. Hanno Uber pronta, entrambi i team hanno Uber pronta. Vediamo se Control riesce a farsi un pick. Deve stare tanto anche a spia che si è fatto. Bella Marti che si fa il demo con una airpipe. Messa lì davanti alla finestrella, l'ha buttato giù e al volo l'ha preso. Dovrebbero arretrare però, qua stanno tutti quanti. Presente comunque è down. Grosso non ha pensato assolutamente alla gente che aveva intorno, voleva chiuderla sempre con Drunkard. Il medico si salva, commenta che... no, muore. Questi push così, la senti è andata giù però è già al secondo livello, quindi... se fanno solo la senti, ma non muore l'ingegnere... Te la ricostruisci un secondo perché tanto c'è il paccone lì da 200. C'è anche il dispenser che è occupato, cioè mai... Fatto. Cioè se si va lì bisogna tirare giù la senti, ma bisogna sapere tutto. O comunque ti raggiungi l'ingegnere. No, fai un attimo la senti. Stanno pushando comunque di nuovo, attenzione perché è tutto spiccato di dove vogliono andare senza Uber. Ma in alto a sinistra non ci sarà nessuno. C'è il Marty da sola. Basterebbe andare lì col soldato. Sì, basterebbe un bel Sauron che si fa, ok. Grosso, anche una combo andata. Però giù. Non riuscite a scappare. Sì, guardata, devono arretrare perché se no. Viene un po' bloccato dal Sentry, il tiro. Il medico si scappa da solo, con 50 HP. No, non può andare così però. Attenzione perché c'è il Piro che sta facendo spawn killing, vediamo se qualcuno ci cade. Il lavoro sarebbe prendere riesca a prendere il medico. Infatti, può essere che potrebbe essere. Sì, potrebbe prendersi Snow. Vediamo se si prende Snow. Lo sapevo io. Non posso andare via. Questo è perché nessuno controlla, non girano quei faraoni che devono correre alla zona di combattimento. Se un Piro ti ha ucciso la prima volta lì dietro, non è che torna indietro, è ancora vivo lì e ti aspetta. Però almeno avendo cappato hanno un po' di vantaggio perché sono zone molto più avanzate e anche molto più rapide. Non hanno più 10 o più secondi o più rapido da lì. Sì, per arrivare là. No, ma anche di tempo di respawn. Non c'è l'Uber di nuovo. Ovviamente. Il grosso si suicida praticamente correndo avanti. Fatto una stanza. Devono tornare indietro se non vogliono farsi uccidere di nuovo il medico. Slayer si fa dietro, aspetta per andare. No, R22. Ha fatto ma è stato full HP. È stato stronzo anche il grosso. Sì, che non gli ha dato peso la mia sentry che si parla da Frank fa 3 volte il danno. Però vogliamo vedere un po' Linus che tira questa sentry perché non è possibile che la sentry sia ancora lì. Arrivano tra pochi Uber, iniziano a morire. Scout che sta andando verso Snow. Aghira deve smettere di provare con l'ascia a uccidere la gente perché il tempo per la spia devono pushare subito e uccidere tutti quelli che si trovano davanti. Hanno distrutto tutte le costruzioni. Devono pushare assolutamente. Sono la metà vivi, rossi. Invece stanno tutti sul carro. Porca puttana. Sembra di giocare in tana.
E muore il demon, muore anche male. Attenzione perché i guru hanno l'Uber e forse gli altri non se ne sono ancora, oppure non lo sanno, Pushano con le persone lì che hanno Uber. Devono andare un po' più avanti e passare prima, perché... Però adesso avendo il vantaggio Uber potrebbero finire anche sì, la parte. Basta che in questo Space Pig non si faccia il medico. Ecco la spia che esce dal travestimento e si fa il medico, quindi non è chiamato. Molto bravo Space Pig in questo caso. Sì. Le fiamme dovevano andare fino in fondo, invece ha sfiammeggiato appena lì. Medico down e... Non bisogna sfiammeggiare a caso, ma bisogna sfiammeggiare tutti i compagni. Perché prendi sicurezza che da quel lato non ci sia nessuno, invece in realtà può essere che è da nascosto. Ma ti sei avvicinato un po' di più, rischiando, anche perché se ci fosse stato il cipino lì non avrebbe molto perdonato. Lo scout muore, neanche però muore anche il Byron, lo so. Bello che è ancora poca vita. Se il cecchino blu si fa fare da due razzi così di spam. Infatti lo dice da solo, è morto come un coglione. No, continua a farsi, diciamo, curante. Non deve andare a... muore da stronzo di nuovo, ma porco Dio, Gio. Non deve andare ad attaccare lui, deve avvisare e urlare. Buonasera. Ciao, ciao. Ciao. Arriva il nostro guest star della serata. Scusate, ufficiale. Sì? Qualcuno vuole giocare a B-Ball per caso? Stiamo commentando i DTM che stanno giocando. Appena finisce io volentieri vincio. Quando finiamo perfetto. Qua abbiamo un sacco di persone che vogliono fare B-Ball. B-Ball, perfetto. Magari si può fare una prova di mini torneo se avete... Manca Matrix nell'iscrizione, non ti scrivi. Bisogna skillare la gente scarsa. Esatto. Vieni a vederti sta partita. Arrivo, datemi un link così arrivo. Che nel nome del canale. Capito. Del canale. CV3, stiamo commentando la terza week di ETF Duelli del team DTM divisione 6. Via, se hai fatto lo scout, se mi passi da chat ti mando il conto. E stanno ancora lì ad aspettare. Hanno quasi Uber, invece i guru, diciamo i guru, perché è parte del team guru. E stanno ancora lì con l'Uber pronta. Parte Uber del team guru. E poi la cosa strana è che sono partiti rossa per l'Uber. Sì, infatti sono partiti come in tana i difensori. Devono solo arretrare, prepararsi per... Sì, devono contropushare. Slayer si posiziona. E muore il medico con l'Uber. Muore con l'Uber, con una pai. Secondo me non è casuale che partono prima, raga, cioè era... ok, ma... Lo sapevano che non ancora l'Uber. No, ma ce l'avevano quello di fa, no? No, ce l'avevano. E allora è stronzo. È da dove parte, sì. No, ma è finita anche l'Uber a pensare, loro non hanno pushato, sono continuati ad arretrare e con una pai si sono fatti. Aspetta, ma... Marty è nell'altro team? Sì. Oh. Contro Marty sono... Poi è stranissimo che giochino dei guru che sono di terza quarta. Vabbè, ma giocano Piro. Capisco. No, ma... Off class. Stanno giocando off class, forse a Venomira del terzo team. Certo. Vediamo se Sauron muore dalla spia. E a sinistra. E sì, viene accoltellato. La spia di sotto a capire. Ricostruisce la sentry grande. Cambia costruzione. Ovviamente stanno pushando con probabilmente metteranno Uber e con la sentry appena pronta. È un'altra Uber parte ovviamente, però tira indietro. E spero che Snow questa volta non muoia. Hanno 97-98 in posizione. Stanno aspettando. Stanno intendendo molto bene. Snow rimane dentro e invece Lello va avanti. Non si intendono. Forse aspettano la sentry di terzo livello, ma se aspettano ancora qua perdono tantissimo tempo. Sono al 60%. Devono pushare adesso e uccidere il medico. Vanno dalla, diciamo, dal palchetto di destra. Siamo alle stiche. Da sopra. La spina,
Face-up, però dovevi dalla prima face-up. Ma basta fornire materiale per i Moments of Glory, porca puttana. Tra l'altro io ho visto così, ho visto praticamente morire la squadra in spettatore di niente. Cioè Dallas a Uber, Dallas. Cazzo. Col primo backstab bisogna urlare spia ai 4-20. Sì, infatti no, bisognava darla subito, appena c'è stato il primo backstab. Sì, non si rischia così. Potrebbe morire anche il medico avversario da stronzo, ecco, arriva l'Uber. Arriva ovviamente. Qua rischia moltissimo il medico. Linio se si fa uccidere praticamente dallo scopo istituto. È tutto di nuovo da rifare, manca un minuto e 44, ormai qua poi entra ci sarà. Un Uber, però loro hanno tutte le costruzioni, hanno vantaggio. Il solito giro. Fai grosso. No, devo andare subito adesso aggressivi prima che loro carichino un'altra volta. No, che di nuovo da solo, no, oh, si fa spammare. Al 90% di Uber non posso. Non può perderla di nuovo, ha droppato già troppi Uber. Ne era droppato credo 4 fino adesso. Ed è sembra veramente troppo. Lello anche per la D6 è troppo. Meglio darla tu perché muori solo stronzo. Devono darla subito, quando possono stare qua rinchiusi perché potrebbero essere spammati e andati con le spie da che stanno andando. E si butta in due. Ma perché non la senti col Wrangler? Devono darla al demo, dice il demo è morto. Almeno hanno messo una senti là per R22 bella la senti, ma loro all'Uber non l'hanno dovuta dare. Mamma mia. Round da dimenticare assolutamente, quindi. Il focus sulla sentry col grosso mentre in branch non la puoi. Dovevano andare giù col demo col grosso. Sì, ma dovevano far toppare lui. No, spesso che si fa di nuovo la combo di Lello e no. Cioè, questo space pick è il pyro e adesso è sempre staccato. Forse quasi mai. No, intanto si sta incazzando col proprio man. Magari sono le lampadine sulla pistola medica che gli danno fastidio. Sì, lo distraggono. Lo distraggono. Stavolta i BTM si sono svegliati. 3 punti in 5 minuti. Mi sa che ci sarà da fare un altro ABBA. Che 5 minuti e 13 punti è fattibile. E inoltre, anche se non dovessero andare 5-13 sui 3 punti, hanno tutto il tempo per andare a cappare il quarto punto. Sarà un po' difficile, diciamo, tenere 14-15 minuti, anzi di più. Una ventina di minuti alla fine. Con le nostre povere voci. C'è qualcun altro ha da dire qualcosa? Io vorrei sentire il parere di Vincio. E anche di Zotto, che mi sa che si può riassumere nelle due parole ameba culo. Ameba culo che parteciperà a questo torneo. Ah, a proposito dei tornei, Matrix, tu non partecipi al B-Ball? Non sono mai stato un fan del B-Ball e non credo lo diventerò adesso. Non mi è mai piaciuto il B-Ball, come non mi è mai piaciuto l'MGE. Sì. Non è roba per me. Non è roba per Matrix, potrebbe rosicare troppo. Baraba insinua che hai paura. Tanto Melone ci fa sapere che vale. Alla prossima. Domani svegli alle 6. Ciao. Devono fare un imponente difesa ai DPM se vogliono passare questo spia che va verso la sentry di R22 e viene uccisa. Arrivano in Uber, attenzione, il tiro respinge parzialmente la Uber, ancora lì. Muore tutto, l'engine è morto. Lello sta il grosso alle spalle, sta troppo avanti, guarda solo avanti e basta. Stanno gappando intanto. Se non si girava il tempo, sarebbero morti più persone. Akira va a difendere il cap.
però secondo me dovrebbero essere già indietro. Non che il piro che semina terrore dietro. Sì. Lelio non sa più che fare. Neanche Snow. Lelio non si accorge che. Lelio un po' rinco. Non si accorge che gli sparavano da un paio di minuti da sopra. Lelio sparava, sparava da tutte le parti dove c'erano. Non c'erano gli avversari. Faceva spy check. Faceva spy check, ma gli avversari erano proprio lì dietro. Io metterei su una Lello cam. Sì, ma c'è la Lello cam. Non ci credo, cam. Sta incappando. Lei se comunque riesce su un attimo a tenere. Linio si sta sticcando, ma. È da solo sopra. Solo. Prende questa laggata. È Minecraft, mi sa, Ivan. È lagga. No, penso abbiano messo in pausa. Sì, è tutto fermo. Qualcuno può confermare la pausa? Di capo. Guardate il soldato avversario. L'altro avversario sta saltando in aria. No, ha il 23% di Uber, mentre l'avversario ce n'è a 34. Comunque non riuscirebbero a pushare, se non. Comunque si potrebbero anche pushare con un po' di spam. Devono stare attenti di TM e non farsi spammare troppo. Lello messo in quella posizione lì è. Deve probabilmente andare su. Sono in pausa. E Forrest non sappiamo dove sia, è scappato via un mese fa e non si fa più sentire. È scappato via. Altro campo è. Sì, probabilmente. Come si narra che debba un ticket a Irma. Infatti, stavo proprio per dire quella cosa che mi hai rubato il pensiero. E allora verrà. Cazzo, io mandavo degli altri ticket. Sì, infatti, lo passo, dicevo finché. Proprio ieri. Qualcuno gli ha prestato un ticket e poi non si è fatto più vedere per restituirgli. Quel ticket deve essere restituito. Ha troppo adesso, clan per tanto finché passa la paura. Facciamoci un trade, quindi così vediamo. Per quelli che non giocano TF2 quanto è bello fare trade. E su questo gioco, quando le persone ti danno le cose senza nulla in cambio, ti tenta. Io che lo trovo. Tanto Baraba scopre. È tutto mescolato. E intanto vado a fare un panino io. No, no. E porco di. Eccolo. Non lo lanciare a terra perché tanto no. È bello, ma da dove lo trova il piattino, il grosso, non si sa. Se Trembe viene, Baraba, perché è solo. Sto facendo esegui scambio. Sì, è passato. Bello, grazie. Mancano 60 secondi. Sarebbe bello se fosse così, mettendo pausa i secondi passassero lo stesso. Tu vediamo Green Fobia che c'è un usual dello scout fighissimo. Cazzo. Sì, giusto, visto che stanno. Probabilmente ora ha crashato Lello. Ha venduto parti del suo corpo per gli anni. Io vado giù a chiedere. Vai giù a chiedere, fatti sentire un attimo qual è il problema. Ci siamo anche un po' gli ultimamente vado urlando. Ma io vedo il tempo che continua a scorrere, come mai? Sì, è un bug della Source TV. Facciamo un bel giro alla moda. Sì, in giro alla moda. Abbiamo un Fobia che ha sempre questo verde fiammeggiante con il cappello da marinaio. Era crashato Lello. No, ma c'ha anche gli occhialini strani lì. Sì, c'ha la mascherina. Può andare in piscina, insomma. Sì. Questo proprio. Questa, è quella là. Questa mappa qua è piena d'acqua, infatti. Andiamo a vedere Lello che. Ok, sono partiti. Lello che ha una testa di lupo. Tanto dopo. La pausa, si vedono tutti soldatini. I dati sbagliati. Sì, soldatini e dati sbagliati. Io faccio retrai, tanto così. Retrai. Notare il ping di Snow. Oltre che a Snow. Mi sta laggando. Sì,
si diceva anche che se no fosse l'ultima, la prima e l'ultima volta che farà medico, perché non è una sua classe. Prendete gli screenshot, please, che noi ci dimentichiamo sempre. Ma guardate che dovete farlo un'altra. Eh sì, lo so. Ah, quindi avete, l'anteprima ci ha detto che l'hanno perso. Ci ha spoilerato che hanno perso. No, come sì. Ci avete già spoilerato? E guarda perché... il massacro che ha fatto il grosso di sopra. Sì. Un wipeout, medico morto, anche perché avevano anche un po' di lag. Stanno tutti avanzando avanti, perfino l'ingegnere. Tutti avanti. Sono 2 minuti di tempo per cappare. Due. Di nuovo pausa, oddio. La pausa è arrivata. L'ho rilasciato, ma era più che altro per snow. È stata veloce sta partita. Sì, guarda. Casino. Beh, volevano una screenshot e l'abbiamo data. Ecco perché era entrato qua, per chiedere la screenshot di questo fine round. Ed ora devono rifare di nuovo l'abba. Spero che non ci mettano di nuovo altri 15 minuti. Che praticamente fanno ancora un round. O devono farlo in attacco, sì, in attacco quindi in difesa. Sì, no, è normale, come adesso, in attacco e in difesa. Lo diceva ma anche il contrario, questo. No, quella stronzata che avete fatto voi una volta. Sì, quella volta che abbiamo fatto 2 ore di match facendo 7-8 app. E con Sole che diceva abbiamo fatto bene. Sole. Sì, benissimo, ma eravamo distrutti. Quella Badwater là. Sì. Qui 8 round di app. Ricordo che il nostro match aveva 200 per. Quasi li abbiamo anche vinti tutti, quindi. Loro probabilmente ci trollavano. Dovevano darci il doppio dei punti. Dovevano darci non 6 ma 12 punti. Però insomma, essendo anche la prima stagione, è un po' anche. Non si erano anche tanto capito bene dei meriti. A Parabba gli viene un pizzico di nostalgia e non la fiducia. Ma no, è preso da Dota, non hanno sentimenti quelli. Dota, probabilmente Dota li ha impacchettati, rageati, cioè praticamente non lacrimano più lacrime di gioia o di sudore per aver fatto qualcosa che contava, ma lacrimano solo bestemmie e sangue. No. Intanto Barabba rivendica la ragazza di Irdan e anche il suo computer. Beh. Non so perché hanno messo la ragazza, prenditela pure, ma il computer non me lo tocca. Intanto abbiamo visto che hanno eseguito con. Come è finita? Gli hanno arati. Cappato in default winners. Cappato in praticamente in 3 minuti. Default winners, ma vacca. Che ti ricordo c'eri anche tu. Era Yogi channel. Potremmo anche avvisare i signori che hanno usato la config sbagliata. Ti ricordo che c'era anche Revan c'era in quel team, cazzo. Io e Revan scout. Che schifo. Penso sia stato il team save in save peggiore della storia dei GFM. No, quello peggiore era quello dove ero io con Corvo. Ah sì, quello di Trinal, cazzo. Sì. Trinal, sì, il famoso team 4. C'era solo. È sopravvissuto solo Matrix. Questi essere orgoglioso, Matrix, è l'unico sopravvissuto del team 4 di GFM. Tutti gli altri sono andati via. Beh, è come quando giocavo solo io in quel team, quindi. Chi è che c'era in quel team? C'eri tu, c'era Corvo, che c'era? Revex.
Alex. Oddio. Forse Sauron. Non mi ricordo. Non mi ricordo più. Era gente proprio nabba. Ma giustamente ci stavi dentro. Abbiamo vinto un solo round. Non una partita. Tutti gli allenamenti che abbiamo fatto abbiamo vinto un round. Che schifo. Tanto c'è... Lello chiede dei consigli fast in chat proprio ora. E come ce li possiamo dare? Devono sapersi un attimo organizzare meglio perché... Devi portare la vasellina. Gli ho scritto a... Sì, dobbiamo dirgli di stare un attimo anche un po' attento su... No, perché sennò ho truffato un po' troppe Uber questa sera. Hanno sostituito qualcuno, chi è quel Matreo? Creo è lo scout. Fobia non giocherà, penso, oppure giocherà un'altra cosa. No, classe. gioca Fobia stasera. Ah, quindi c'è Macreo qua e non... Non gioco. Sì, vediamo... ho visto Snow ha fatto belle cagate stasera. Snow praticamente ha droppato un bel po' di Uber. Aia! Vabbè, bisogna dar merito anche alla spia comunque avversaria che ha fatto un paio di kill alla combo, cazzo, da paura. Cosa aspettano a partire? Stanno aspettando i miei consigli. Adesso gli sto scrivendo a Lello. Cioè non deve rimanere chiuso, anche perché rimanendo chiusi non si fa niente. Adesso partiranno di nuovo in difesa i TTM. Minuti, solo 5 vedrai e l'allello camera tu accenderai. Dobbiamo metterci anche una snow camera perché anche la snow camera la differenza di punteggi. Ok, sono partiti e purtroppo il medico è così, fa le stronzate pesano. Speriamo che questo match sia risolutivo per... No, parto in difesa, scusate, parto in difesa i... Guru, diciamo Guru. Tanto... cazzo si chiama? Infatti dicevo... Control non riesce a capacitarsi di giocare di nuovo blu. Infatti devono cambiarsi. Infatti dicevo, ma come? Non dovevano difendere i DTM? Infatti stanno andando in difesa i DTM. Con questo auto switch a manuale per gli onanisti di TF2. Auto aim out. Gli onanisti di TF2. Che cazzo stanno facendo sti DTM? Non sanno usare il server. Ma porco dio, che figura di merda. Cioè, in teoria basterebbe un auto switch durante il match. Non la red, cioè la prepartita. Ok, potrebbero iniziare a momenti. Adesso riswitch e riporto di nuovo i DTM nei blu. No, niente, questa volta no, è corretto trollando. Così. Mission begins in 60 seconds. Posizioni sono le stesse, bisognerà vedere l'attacco, come faranno i guru a pushare se da sotto il tunnel o il classico sopra. Sento, vediamo dove mette le sticky, dove mette le sticky Linus. Sì, vediamo un po'. Io preferirei
la lanterna oppure lì nell'angolo dietro, invece le mette sul pilastrone qua, sul pene, no, anche qua le mette sulla... Ma qui si le mette in modo che si vedono proprio. Infatti si è messo... No beh, ma se nessuno gliele chiama, ma probabilmente qualcuno le ha viste, no? Non c'è nessuno che sta guardando. Vediamo se la tattica lanterna funziona o se viene subito sgamata. Però non deve farlo esplodere, se nessuno... L'operazione lanterna. Ne sono solo tre, è possibile anche che fallisca. Vediamo chi gliele chiama, in teoria dovrebbe chiamargli la fobia o la spia. Stiamo un attimo avanti con la telecamera, così vediamo se le sticche vanno a segno oppure no. Non so nessuno, no, si è un accorto il tiro. È stronzo. Si è accorto il tiro. Nulla da fare con queste sticche, però ci sono ancora queste sticche qua sullo sperone di sinistra. Ok, non è stata data, attenzione, perché il Mad Demo scappa via e non riesce a salvarlo. Preoccupata anche dai DTM, guarda Slay Slack, si fa il medico, il Mid Soldier, forse anche il Piro. No, non so. Bravo! Slayers che gong huge, cazzo. Slayers ha salvato un bel po' di secondi e anche ha dato la possibilità da RDT2 di ricostruire la Sentry sopra. Tanto che stanno pushando lo stesso. Esce fuori lo scout con il bonk. Passa sopra, no, ritorna dentro. Ho visto la malparata. Siamo sotto, gli sta picchiando tutto. Infatti. E ciao la Sentry. Lul. Dovevano aspettarselo questo attacco da sotto perché non avevano nulla. Morirà. Adesso il soldier sopra, no, non vede scappare, l'Ello. No. L'Ello non se ne accorge neanche del soldier che gli è via. Il problema è che hanno mollato sopra, non è rimasto più nessuno sopra. Devono andare dietro. È impossibile di prenderla sotto. Devono andare dietro. L'Ello rimane lì sotto, ma non deve restare lì sotto. Snook al 95. Comunque Snow è sopravvissuto miracolosamente. Sì, anche ma l'Ello qui non si può vedere l'Ello lì. Non si poteva vedere l'Ello lì, io anche se poteva di non rimanere in fogliato, insomma. E invece no, sono sopra. R sta costruendo la Sentry, ma è ancora da costruire. Non ci credo. Vediamo se un po' di shortato del secondo pronto. Attenzione, se no è costretto a dare l'Uber. Stavolta non la droppa, però è costretto a darla. L'Ello è ancora sopra. È ancora sopra, deve andare sopra. Ecco che mi e lì non si fa il grosso. Mannaggia Gesù Cristo, mi ha crashato il gioco. Cazzo. Proprio adesso tecnici. Che stava facendo bene. E ricominciamo. O intanto lo stanno spingendo pian pianino. Hanno Uber 90%. Non vi preoccupate, però... signori che state guardando questo streaming. Hanno messo in pausa. Hanno messo pausa, ma... Infatti, no. Qualcuno gli ha scritto che sono crashato io. Hanno messo pausa. Il guru hanno il 92% e stanno salendo le scale. Mentre il medico Snu è morto. Uno ha avvisato che il nostro streamer è crashato, dovete mettere in pausa. E sopra sono nella merda. Oppure c'è una spia qua dentro che ci sta spiando. Ci sta sappando il PC. E tra l'altro oggi ho fatto un memory test e mi ha dato un errore, spero non siano le RAM, porco dio. Ma ce l'avevo cloccato? No, non ce l'avevo cloccato. Stanno pushando. Allora, non è bene. È andato l'Uber. Ok, rieccoci. Perché sopra, stanno per pushare. Devono tornare indietro, se non vogliono farsi prendere anche il terzo in modalità fa... No, sono usciti... Sono usciti, dovevano fare il giro da dietro, vabbè comunque se no riesce a tornare indietro. Non devono morire come degli stronzi, perché sennò il terzo punto lo capano in pochi minuti, in pochi secondi. Oserei dire no, no che c'è il demo lì. Chiamartelo. Non sanno sì. Che se sei morto non leggono gli avversari. Quindi stanno rosicando perché ti hanno preso, non hanno messo pausa. Era crashato,
È ancora crashato lei. Stanno 8 contro 9. Questo è brutto momento per il sistema che giocano in 8. Non ho capito perché non hanno messo in pausa. Stanno... Hanno tolto la pausa pur sebbene lei lo dovesse ancora entrare. Non so se sia stata tolta dai DTM o dai guru. Non credo abbiano posato gli avversari e poi sono stato trovato. Vabbè, possono essere reportati. Marti da stronza di scrivere. Probabilmente no, perché se poi, ma nelle regole devono pausare. Se qualcuno però chiede pausa quando si è morti, nessuno lo legge, è quello il problema. Ah sì, allora. Infatti io non l'ho letto, nessuno parte. Forse probabilmente il primo messaggio di pausa è stato scritto mentre una persona era morta. Però potevano ripeterlo più e più volte. E siamo a 3 minuti e 50, 3 punti, attenzione perché arrivano in Uber il guru al retro, forse un po' troppo. Perché è stato dato dopo. No, Kira non deve andarsi. Deve andarsi a farsi uccidere. Riescono a tenere abbastanza, però Guru hanno di nuovo un Uber vantaggio. Anche un buon tempo fino a qua. Sì. Sarà anche per il crash di Lello, però effettivamente sono rimasti troppo indietro e sono usciti al secondo punto quando non c'era più nulla da fare. Non tiene la parte sinistra, destra difensiva, però c'è oltre che scout anche la spia, fa un po' di danno, viene anche bon calma, preso con la partita. Saulo muore, hanno Uber intanto, possono pushare, eccoli qua che stanno pushando in Uber. Lello ha, Lello no, riesce a dare proprio in tempo l'Uber, era proprio a gli sgoccioli, Lello va avanti, forse un po' troppo, attenzione perché dovrebbe essere anche il soldier grosso, è costretto ad arretrare. E si rifà tutto da capo, speriamo che i DM riescano a riorganizzarsi. Scout qua con la pallina è micidiale. E anche la spia avversaria Space Pig, che rimane lì in attesa di un push del proprio team. Deve andare troppo avanti, quindi se si riesce a fare lo scout. Cecchino, l'avversario sta puntando dalla parte sinistra. Poi cerca di farsi qualcuno che spunta troppo avanti, tipo Lello che sta sparando, spero che non sia così. No, Slayer si deve farsi un cecchino, non ci riesce, si sposta proprio l'ultimo momento. Akira si stacca troppo dalla combo, attenzione. Riesce comunque a raggiungere la combo. Tempo prima che... Attenzione, no, no, attenzione. Riesce a farsi caricare l'Uber. Bravo, Slayer si fa il grosso. E l'ingegnere... No, in un momento importante. Sì, infatti. No, ha rischiato molto a farsi il demo con il seghetto che poteva tirarti con una bite e morire, ma in questo modo si è praticamente fatto un discreto vantaggio lungo. Intanto vediamo il male che fa quel fucile lì del Pyro. Sì, perché se saltelli mentre lui spara conta come Airshot. Che cazzo, messo da sopra. Bravo, nessuno copre sinistra, perché il nostro soldato stava in alto destra. E pure hanno Uber. Hanno un Uber, quindi vediamo Uber. Se contro riesce a farsi l'Uber prima che no. Andato danno Uber. Prima. Andata. Non dovrebbero dare l'Uber però se riescono a tenerlo, no? Ma non se la stanno giocando bene. Con queste Uber le fanno del danno troppo presto gli avversari. Fobia non riesce a salvare per noi.
deve troppo avanzare, ecco, Sauron che ne avanza troppo si fa fare dal secchino. R22 è un attimo di difficoltà, ma... Sì, ma riesce a salvare la Sentry. Anche rischia un po'. Viene salvata da un po' più medico. Peccato. Devono avanzare troppo. Akira, bello, sta avanzando troppo. C'è anche il Soldier lì in parte. Via, se ne accorge della spia. Anche il medico si accorge della spia, questi spari un po'. La spia è dietro il dispenser di R22. È uscito dall'invisibilità. Lo vede. Non riesce a colpirlo. Questa combo è stata pensata già da qui. La Sentry va giù, però Fira riesce a dividere la combo. Forse Fobia riesce a farsi il medico, non riesce, però la spia si fa il medico. GG. Wipeout. È stato un bel push questo. Alle 22 vediamo se riesce a dividere. 9-58. Prima abbiamo visto il control che rosica per i body shot del cecchino avversario. Infatti, quante cazzo di partite devono fare ancora? Questo qua è l'ultimo round. Se i guru riescono a difendere per più di 9, per più di 10 minuti, hanno vinto il match. Fanno comunque entrambi i team tempi lunghissimi. Questa mappa si può vincere tranquillamente anche in 6 minuti. Se si organizzano bene, sì, ma se si organizzano male e pushano la cazzo, no. Intanto sentiamo, magari Vincio se da dire qualcosa in questi minuti. Sono in tana e c'è double cross. Mission begins in 30 seconds. Che persone ci sono in double cross? C'è Giuseppino per caso. Oh, ci sono i bot che mi onano e... Cree che... Vabbè, pieno di bimbi mi... Bannati. Divertentissimo. Ma Zocchi non c'è più? Non sento più. Mission begins in 10 seconds. Ti sarà impiccato dopo quelle sentry messe così a caso. 5. Sta in FK, probabilmente sta left 4 dead. Le sticky sono ancora messe nello stesso punto, cioè un po' prima e vediamo dopo se sono sull'altro. Ancora stronzi. Forse una, prima vediamo non... Vediamo se vedono le altre. Non so se hanno visto Akira, se abbia visto le altre Akira. Non le ha viste Akira. Non le ha viste, no, beh, sì, le ha viste, Sì, ma c'è passato sopra e vola. Si fa fare da male. Control dovrebbe bracciare la spia, però dietro contro. Pushano da sotto, non vanno per sopra. Le Uber la danno estremamente presto. Cade giù, questo Uber dato un po' così. Bello, si riesce a salvare, ma è costretto ad arretrare. Queste sono un po' di tempo perso. Ci sono 70 stighi sul carro, il medico che è accanto. Le stighi non le vede nessuno e muoiono in due. Il medico sopravvive praticamente per niente, era molto molto vicino alle stighi. Non se ne sono accorti che ci sono le stighi davanti al carretto fermo. Hanno infatti, ci sono carro, ancora le stighi tra l'altro. Ne sono altre due. Le è andata bene al medico pure questa volta. Non si chiamano, lei è spa, ok, lei si fa la sentry. La spia, non se la chiama nessuno la spia. Se l'ha fatta la sua mini sentry. A culo, perché sparava in avanti con il tranker, però... Lei sta facendo una buona copertura. Hanno distrutto le costruzioni. Sì, però... Sono tutti... Hanno preso comunque la parte sopra, gli altri, però... è andato Uber. Ecco, è andato Uber, attenzione a non farsi fare dal medico. E Slayer si fa grosso. Piro è grosso. Slayer sta facendo una grande partita. Slayer sì. Pur facendo sempre qui i soliti giri. Fobia deve andare a cappare, però no, adesso. Non è possibile che per una spia si possa fare tre classi praticamente. Il carro sta andando indietro. C'è solo Lello a spingere, cosa che non dovrebbe fare. Ci
La senti? Non si ricordano che l'ha dietro, la senti dietro. Slayer non era da vestire. Devono andare un po' avanti qua. Devono andare avanti, però i muri sono già sopra a tenere. Andiamo sopra. Sì, sono già lì sopra. E hanno Uber loro. Sauron prova a fare il salto sopra, a 19 HP e... morire. Ho preso in faccia. Tanto comunque restano, pushano lo stesso, probabilmente saranno costretti ad andare giù. Bella la mini sentry di R22 lì che tira giù la loro sentry. Ma verrà spammata sicuramente. Sta incappando. Via, sì. È dovuto scendere. Guarda, guarda Slave, si fa il grosso. Medico da solo. Oh, il medico morto! Linus riesce a farsi una... questa è un'ottima... una botta di culo dei DPM che si riescono a fare cross. Devono pushare subito avanti, non devono stare sul cappello. Linus va avanti, deve andare avanti anche Lello. Sono rimasti due vivi, quindi potrebbero cappare esattamente. Devono andare assolutamente avanti. Oh, resta solo il cecchino a spingere. Però... perché sono già qua, ma... anche i DTM sono già tutti avanti, attenzione di sogliere... ah no, era la sauna, credo che si possa sogliere l'avversario di spammare. Vestiti, ok, hanno dato Uber, quindi dovrebbero tenere alto. Beh, si muore il drone. Forse il demo. Si muore il demo e sono scappato. Ora devono arretrare, non possono fare altro, perché gli altri facciano anche quasi Uber. Vediamo un po' quanto ha Uber, 75% di Uber. Adesso li butteranno indietro, mi sa. Andranno subito con l'Uber. Ti fai il demo player, Questo è provato forse bene. Un botto di punti, ha fatto un ottimo lavoro. Sì, ha più punti del mezzo, perché arriveranno la partita. Non è perché hanno 5 minuti per pushare, non devono... il medico di demo è il grosso, è morto, avversario. C'è una spia che potrebbe... La spia! È bloccato da fuoco. Uber Pyro. Pyro che ferma via, via dietro, dietro. Ora hanno vantaggissimo Uber i DTM che devono sfruttare assolutamente. Sono anche tutti vivi, quindi potrebbero fare direttamente un sì. Aspettano Linus che sta arrivando. Devono andare assolutamente ora. Anche il cecchino è andato giù. Stanno pushando dalla parte del palco sopra. Se la senti? Intanto si vede un bug della Source TV, che è un ingegnere che ha una sentry avversaria. Ha una mini sentry. E ora vediamo un attacco di Uber. E la sentry va giù. Io che cazzo sto vedendo dietro, porto qualche altro. Si fa il grosso, si fa anche il medico. Potrebbe essere un GG, mancano 4 minuti. È morto il medico. Sì, devono pushare assolutamente. Tobias non deve andare se non che a pushare. La sentry di R22. Tobias va a prendersi il punto. GG. Bravi, hanno fatto un bel attacco al secondo punto. Al secondo punto è stato proprio vitale, perché hanno sbagliato il guru a stare là sopra, hanno anche droppato un Uber e hanno così dato la possibilità ai DTM di andare avanti al terzo punto e coprire e aggrappare il terzo punto in pochi secondi rispetto al precedente round. Ma sono giocati bene. Cioè, sono veramente giocati bene. I miei consigli dati sulla chat hanno dato buoni frutti, bene per i DTM, anche se un po' sofferta, e magari anche con qualche errore che si poteva evitare. Qualche commento da parte di quelli che erano qua, e soprattutto a Irono, perché... Ecco, sì, commento di Irono. GG, hanno giocato... hanno giocato bene, cioè... niente da dire. Ti pare Nero cosa ti pare Nero questa partita diciamo competitiva che magari non hai mai visto, oppure hai visto magari in lobby, cosa te ne pare?
Ma è sicuramente interessante vedere nuovi giocatori pro o perlomeno semi-pro. Qualche errore mi è sembrato un po' marchiano, proprio fatto da distrazione, chiamiamolo così. Però la squadra avversaria era, come dire, degna dell'onore e quindi Beh sì, una bella partita. avevano quattro guru anche se off class, quindi Comunque ti assicuro che le distrazioni ci sono anche a livelli molto alti, perché comunque la pressione dell'ufficiale c'è sempre. Si respira tutta un'altra atmosfera, sì, la infatti lobby, la PCV. E magari questo loro però anche è il bello, secondo me. sì, anche magari visto che è una Div 6 avevano un po' meno pressione il team avversario, però insomma c'è sempre un po' di ansia da prestazioni anche qua su TF2 nelle partite competitive. Qualcun altro a dire qualcosa? Passiamo giù per i commenti. Sentiamo un po', oppure probabilmente staranno già discutendo qualcosa che probabilmente Snow non potrebbe più fare il medico. Cioè, Il mondo potrebbe finire domani e la GG Nord. Riccio Quicci. User joined your Bella channel. raga. User joined your channel. Dai che sentiamo un rapido commento, vi diciamo subito gli errori che avete fatto. Mai Poi fidarsi di Lello, mai. User has moved to your channel. abbiamo visto un po' di cioè, User was moved to your puntava solo channel. da una parte, non si girava No, no, completamente. no, no, no. Facciamo partire la Per altre sigla. cose. Se c'è la. Quella pausa mancata dove volevo parlare. La sigla del dopo partita con i commenti a caldo e con le emo viole. Dovevi sentire. Dovevi mettere Delfino curioso a sentire quello che dicevamo, perché veramente è stato troppo. Sì, cazzo, c'ho la registrazione qua. Ma chi è che si Ma perché lamentava non la di più? facciamo mai la registrazione? Io tiro fuori i peggio peccati quando faccio. Alla prossima volta la faccio io. User in your La channel registrazione la found out. dovete fare voi che siete dentro, cioè, perché io non posso fare la registrazione con un minuto e mezzo di Ah, giusto. stacco. Go go B-ball, raga. Dai. No, aspetta, dobbiamo un po' commentare, sto ancora vibrando. Noi Ancora abbiamo vibrando? commentato per 2 ore che stiamo a Leva il commentare vibratore dal Simone. culo Leva intanto È si per deve quello che si muovere. distraeva. Fobia ha fatto cagare. E uno, poi? Fobia Fatto cagare. non pushavi bene, cioè in difesa sai fare il tuo lavoro, ma in attacco boh, ti distrai troppo con le altre classi, non spingi, che è il tuo Sì, io lo dicevo. Ma cosa? lavoro. Lello, nessuno pusha il carro, stava un per 10 sul carro. È Nessuno proprio per pusha quello il il carro. problema che avete perso prima tanto tempo. Per 10 sul carro quando potevate tranquillamente andare Visto. avanti e tenere come E avete fatto aiutare a me. nell'ultimo. Come avete fatto nell'ultimo round, avete vinto proprio per quello, perché nel secondo punto avete fatto droppare l'Uber al medico, Linus ha fatto droppare l'Uber al medico, Slayer si è fatto il grosso e ovviamente dovete fare quello che avete fatto, cioè pushare avanti. Sì, ma appunto all'ultimo match c'era Lì avete tipo fatto per bene. 3, per 5 sul carretto e Lello arriva, non pushate abbastanza, Eh no, ma. continuate, una roba No, ma simile. voi dovevate tenere proprio così avanti. Anzi, se fossi stato io, avrei tenuto col demo la parte superiore a sinistra dove c'è il primo Pechino. sponsor, dove c'è il cecchino che esce. Quindi lì sicuramente potevate jumpare un po' più avanti. Non avete rischiato, avete fatto anche bene a non rischiare, anche perché erano lì. Abbiamo anche il commento del gatto di Irdanov, cosa ha da dire? Abbattito. Aspetta, parliamo pure del fair play dei croati, che dopo che gli spammiamo pausa per 3 minuti No, non ci hanno mi ha cagato. scritto, nessuno aveva letto la chat. E dopo Scommetto. mi ha detto se Vabbè, volete ma siete pausarla, stati pausate. stronzi anche voi comunque che l'avete scritto da morti praticamente. Quello è il Dovevamo problema. scrivere in celiaco. Ormai era No, perso. penso che voi avete. Cioè, qualcuno ha Celiaco scritto cazzo. pausa quando era morto, e quindi non ha Due, l'ha scritto letto. il medico e uno che rosicava. Che Mi erano ricordo. morti, probabilmente. Contro l'ha scritto e mi pare si l'abbia scritto il medico. No. Però, ragazzi, se lo scrive mentre siete morti, solo i morti avversari vi leggono. Voi non li Ah sì? uccidete, allora. Sì. Barabba, vai a campare che il punto è Non lo vuoto, sapevo. cazzo. Dai, Barabba, cazzo! Dai, facciamo sto b-ball, porco dito. Niente, Ci l'unica vediamo cosa è dopo. questa, c'è Snow che ha perso troppe Ubre nel prima. Nel secondo match, sì. Ma è una roba impressionante, secondo me c'è stato.
il piro che mi insegue fino alla base e dopo aspetta lì e mi riammazza dopo. Sì, infatti lì... dove andava? Dovevate aspettarvelo, anche perché non avendolo ucciso lì sta il piro, quindi se non lo va a prendere qualcuno, lo scout o il soldier, rimane lì. Piro morto. No, se stava... Nessuno l'ha chiamato, non so, l'ha ucciso la prima volta il medico, la seconda volta dovrebbe essere già morto, e invece ha ucciso un'altra volta Snow. Però comunque ho visto anche che tu ti staccavi dalla combo quando ti attaccavano, non devi staccarti dalla combo quando ti stanno attaccando, devi stare proprio attaccato al grosso, ti arretravi indietro. Ma se il grosso è in mezzo a tutto lo spam di questo mondo... Il grosso ti deve difendere, l'ello ti devi girare, l'ello non puoi andare ad attaccare la prima persona che vedi e sbattertene delle altre. Quando senti che il medico ti dice guarda che mi stanno attaccando, ti giri e l'altro affanculo l'altro che ti sta sparando. Vabbè, nell'ultimo punto era impossibile perché ci buttavamo ed ero circondato da Piero, Sentry, Scout, di questi attacchi che avete fatto sia il secondo round, che praticamente non siete riusciti a fare una Uber che sia stata decente, proprio neanche una. E poi ne avete perso proprio del tempo. Tantissime, veramente. Con quel medico che troppava sempre o moriva con l'80% di Uber, non si può vedere, o si sta coperti oppure si copre bene, cioè non può un piro e uno scout passare ogni volta e uccidere un paio di volte il medico, insomma non si può. Poi ne ho ucciso anche due volte lo scout, mi pare, e una volta la spia, è stato veramente... Sì, anche la spia, c'era Akira che ogni tanto si distraeva, perché anche lui quando vede una preda fa target e non vede più altro, quindi si distrae e può passare la spia. Oppure una volta che ho visto che stava spececando ma non fino in fondo, quindi ha lasciato perdere quell'angolino proprio che c'era la spia e ha fatto un face tab a Snow. Vabbè, sul tetto mi è passato la messa anche a fianco. Andavamo sul tetto. Vabbè, quindi calcolata... per stasera 20 frustate a Snow perché ha droppato un bel... Vabbè, ma calcolate che abbiamo giocato no, ma non è colpa di Snow. Eravamo mezzo team che giocava off class. Diciamo sì che i guru stavano giocando off class. No, noi stavamo giocando off class. Ma anche loro giocavano off class. Sì, ma un conto se gioca off class un D3 o un... Sì, quello sicuramente, perché Amira tipo Space Pig con la spia... Ti ha fatto il culo. Gli ha fatto abbastanza male, sia con la pistolina sì. Sia con i face tap. Minchia, con la pistola, mamma mia. Cosa giocava la spia normalmente? Space Pig. E il Solly, faceva Solly. Clan. Bene, diciamo che possiamo terminare qua, così... C'è anche il fatto che avete chiesto pausa, io ero crashato, e quindi avete fatto anche bene a chiedere pausa. Ma comunque una domanda importante, comunque chi viene a farsi un b-ball? Io okay, anche posso fermare la registrazione la prossima, che è domani. Aspetta, Ivan, devo dire un commento prima di chiudere. Sì. Vabbè, andiamo di sotto, Vincio. Andiamo. Dopo dove andiamo? Andiamo in Man vs. Machine. Vabbè, tutti quelli che vogliono fare il tuoi... in Man vs. Machine. Ciao. Vabbè, ciao. Vabbè, ciao. Ma il mondo potrebbe finire un momento all'altro. La Nord Corea ha detto che farà attacchi nucleari sull'America. Stavo Siamo dicendo. Nella cacca. Vabbè, non commento più. Dai. Meno male. Che dopo tutta questa sofferenza, io pensavo che stavamo giocando per l'UGC e quindi adesso avessimo passato il turno. Invece domani UGC e devo ancora soffrire. Domani dovete soffrire, tra l'altro non vi faremo streaming cronaca perché alle 8 io magno. No! Sì. No! Dovete scegliere un altro orario, mi dispiace. Sono stronzi quelli che dobbiamo sfidare, quindi non faccio, va a cambiare orario. A meno che tipo qualcuno di voi si metta a registrare, ma dubito veramente. Chi è che ha il computer buono tra di voi? Sliders. No, ma no. Come no? Così vediamo i tuoi giri che fai sempre. E poi così non potrei in Tana gli faremo il culo. Sì. Tutto perché non lo conosciamo proprio niente dei suoi giri che fa, sono proprio sconosciuti. Soprattutto in Tana. Tu sai registrare.
No, non l'ho mai fatto, non lo so. Quindi Ivan Cioè, non deve è che ci istruirmi a sia una cosa Slayer. manuale, c'è un programma, fa il programma e la registrazione. Non devi scrivere byte per byte sul... Non devi scrivere ABC0102 FFFF, no. Lo fa il programma, anche l'encoding. Se hai il computer abbastanza potente, riesci anche a giocarci mentre fa l'encoding. Non glielo puoi spiegare ora. Il programma è tutto, così Vabbè, per basta, domani è già gli dico il pronto. programma che è anche a pagamento, Che si chiama programma usi? XSplit, User left your che channel. è a pagamento però, quindi se hai intenzione di usarlo legalmente lo devi prendere, se Ma è no... l'unico programma che registra dei giochi. No, ce ne sono anche altri, c'è l'OBS, Open Broadcaster, boh, una roba del genere. E anche si chiama un FF Split, mi pare che si chiami un altro, però usano sempre un plugin che si chiama Dxtory, che è a pagamento, è praticamente un programma che si aggancia al Ah, gioco dico, non e... conviene registrare direttamente, convertire la demo? Dipende da cosa vuoi fare, nel senso che se tu vuoi anche l'audio è meglio che ti fai col XSplit, perché poi sincronizzare audio con la demo è una cosa molto ma molto difficile, anzi è anche impossibile perché dipende anche dai frame al secondo che registra l'audio e anche il gioco, quindi Ah, sì, è è vero, quasi impossibile tenerla sincronizzati. Esperienza perché ho provato e non ci si riesce. è vero. Ma poi in tal caso registriamo il nostro audio. Sì, potete registrarlo, però poi sincronizzarlo è difficile. Sincronizzarlo all'azione del video su TF. Poi insomma vedete voi. Bene, terminiamo questa registrazione, se no costiamo troppo, domani dopo non riesco più a Bye caricarla. Alla prossima. Ci sentiamo, bye. buonanotte. Ciao, grazie di Notte, tutto. notte. Grazie a me.